Curso Maltese, partiamo innanzitutto dalla questione lavoro, no? Perché il governo dice con il Jobs Act noi abbiamo creato occupazione, le cose vanno meglio, e in realtà sembra di vedere una situazione in cui per esempio i precari a Milano sono sempre di più in comune, in consiglio metropolitano. Ma l'azione del governo è molto chiara, è un'azione che si fa in tutta Europa e che fanno governi, come dire, di centrodestra e di centrosinistra, che è una svalutazione sistematica del lavoro. Cioè, invece di fare la competizione su nuovi sistemi produttivi, su un'economia diversa, eccetera, si svaluta il lavoro e si abbassano i salari. Guarda, al Parlamento europeo abbiamo fatto un'inchiesta sui salari, tra l'altro. I tre paesi dove sono nell'ultimo anno e mezzo sono diminuiti i salari sono l'Italia, la Grecia e Cipro. Quindi anche la storia degli 80 euro è una panzana. In Italia i salari continuano ad abbassarsi e la situazione del lavoratore delle nuove generazioni è sempre più precaria. È un'azione che aveva cominciato già il governo Berlusconi, che i governi Monti e Letta hanno proseguito, è arrivata alla fine il massimo grado di svalutazione del lavoro è del governo Renzi. È una politica molto chiara, molto netta, molto, molto liberista, molto di destra, e credo che, insomma, la cosa incredibile è che non sia raccontata, cioè c'è una censura ai mezzi di informazione che è qualcosa di incredibile, perché non credo che ci sia uno dei paesi oggi, l'Italia, dove c'è meno libertà di informazione in Europa. Ah, senti, a questo proposito, noi assistiamo in Italia ad un paradosso, cioè un governo che dice salvando le banche abbiamo salvato i posti di lavoro. Salvando le banche si salvano solo le banche, cioè l'Europa ha speso dal 2008, ha messo a disposizione, per essere più precisi, 3.800 miliardi, che sono quasi il doppio del debito pubblico italiano completo, per salvare gli istituti bancari. Sono aiuti poi di Stato, di fondo, no? In varie forme. Ed è anche un calcolo, non tutto è stato speso, ma anche quello che è stato speso è un calcolo per difetto, perché per esempio il salvataggio della Grecia è anche un salvataggio delle banche, perché si sono accollati i rischi del debito greco che non verrà mai ripagato, si sono presi dalle banche fondamentalmente tedesche e francesi e accollate ai cittadini europei. Cioè, quindi se la Grecia non ripagherà il debito, cosa assolutamente probabile, la pagheranno i contribuenti. Ecco, tra l'altro poi soldi prestati alle banche italiane con un tasso dell'1% e che sono stati usati per comprare poi titoli al 5 al 6%. Sì, noi abbiamo oggi dicono il quinto potere finanziario, in realtà la finanza è il primo potere e si continua a fare cose di questo genere. I salvataggi delle banche che sono stati fatti a danno dei azionisti, obbligazioni, tutte di chi ha comprato le obbligazioni senza sapere che cosa è venduto, fa parte della nuova unione bancaria voluta dalla Germania, come al solito, che tende a favorire le grandi banche, soprattutto tedesche, anche francesi, a scapito del nostro sistema bancario che è già molto fragile. In tutto questo, come dice un opinionista di destra, Münchau, i tacchini continuano a votare per il Natale, cioè noi continuiamo a votare cose che ci danneggiano come sistema e andare incontro a una nuova crisi finanziaria, perché è quello che si sta preparando, con fallimenti di banche, che a questo punto verranno pagati come sempre dai cittadini ignari e male informati e truffati dai grandi gruppi finanziari ai quali non succede mai niente. Grazie.